Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Sai perché hanno inventato il giogo? Non per appesantire o ingabbiare, ma per unire. La paura che gli altri non ti accettino può farti pensare che in fondo è cosa buona tenere nascosti i tuoi pesi agli altri e che nella vita devi imparare a portarli da solo. Così però, pian piano, i pesi si accumulano e diventano un giogo amaro e pesante che finisci per portare da solo, giorno dopo giorno. Gesù non ha paura di condividere il proprio giogo e di prendere su di sé quello dei fratelli. Il suo giogo è mettersi alla sua scuola per imparare a essere uniti e umili di cuore. Al mattino e durante la giornata il suo giogo ti fa produrre frutti di qualità, alla sera ti dà riposo. Quando sei stanco o ferito ti ristora. Una canzone dei nostri giorni dice: «La più grande libertà è quella che ti tiene in catene. Non si può vivere senza pesi. Tu quali puoi portare con chi?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Padre, fonte della vita, accogli i pesi che porto dentro di me, liberami dall'indifferenza e donami un cuore mite e umile, attento ai pesi.